Amici e amiche carissime, Ave Maria a tutti, una santa serata, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi La Madonna negli scritti di Maria Valtorta. Come sapete, da questa settimana l'anticipiamo al giovedì per i motivi spiegati la settimana precedente. Questa è la puntata numero 34. E vi raccomando sempre, prima di iniziare, entrare subito nel merito del molto materiale da sviscerare che abbiamo questa sera. Vi ricordo sempre che questa è una diretta specialmente per gli utenti di Instagram, che sono sempre un po' più intraprendenti. È una diretta, diciamo, di una catechesi ad argomento, quindi non è una diretta interattiva. Quindi vi prego di evitare di scrivere domande nei commenti, perché sono domande che non posso, a cui non posso rispondere, perché mi distrarrei guardando le domande e poi dovendo pensare a una risposta e poi dovendo riprendere il filo. Quindi ricordo sempre che anche per chi segue queste catechesi, che poi volesse fare qualche domanda, quando c'è una catechesi, come dire, come quella di oggi, su Instagram, su Leonardo risponde lunedì sera, quando c'è una catechesi come quella dell'altro ieri sulla Divina Volontà, il mercoledì sera c'è il batti e risposta sulla Divina Volontà. Quindi mi chiedo scusa, insomma, se questa annotazione certamente non interesserà chi vedrà i video o ascolterà i podcast in MP3 in differita, però ecco, lo dico soprattutto per chi segue la diretta, in modo tale che possiamo procedere un pochino ordinato, perché per me anche vedere un commento, siccome ogni tanto guardo gli schermi oltre che guardare il testo, insomma, per ovvie motivazioni, no? Se ne stanno tre qui davanti, insomma, però mi capta l'attenzione e mi distrae un po'. Ecco, quindi se è possibile, ecco, evitare quindi di interagire. Ecco, certo, se uno va a scrivere un commento, come dire, un pollice alzato, un cuoricino, per carità, va bene, ecco, ma non commenti, diciamo così, interattivi, con il rispetto anche di chi segue e magari non vorrebbe essere distratto, insomma, no? Bene, detto questo, cominciamo oggi a vedere la sezione E nel testo del grande, diciamo così, della grande sezione dedicata alla collaborazione di Maria con l'opera di Gesù, alla sua associazione in tutti i misteri della sua vita mortale. Che in poche parole, cioè quello che si vede in questa sezione, è che Gesù e Maria furono protagonisti di una vicenda, quale l'opera della redenzione, che divide in tutto e per tutto, nel cuore, nello spirito, negli intenti, nei sentimenti e nelle opere congiunti. La Madonna è stata in tutto socia e vicina al Signore, con una presenza evidentemente subordinata, dipendente dall'opera principale di Gesù, che da lei, che da lui ha tratto ogni fondamento di efficacia, nonché anche la condizione stessa di legittimità. Abbiamo visto la volta scorsa e lo rivedremo oggi, che la Madonna è stata associata, per esempio, all'opera della redenzione, non perché a lei interessasse qualcosa, d'accordo, o volesse in qualche modo, come dire, proporsi, ma perché Dio così gli ha chiesto e così Dio ha voluto. E se Dio così ha voluto, così colei che non conobbe altro che la divina volontà, era inevitabile che facesse. Quindi assolutamente tutto quanto perfettamente logico e normale. La sezione E si chiama Il fondamento della corredenzione ed è distinta a sua volta in due ulteriori sottosezioni: la corredenzione nell'Antico Testamento e la corredenzione nel Nuovo Testamento. Evidentemente qui ci sono tutte quante le argomentazioni dottrinali. Vi ricordo, che ho fatto anche la volta scorsa, che il testo è scritto da un mariologo, quindi è concepito come un manuale di mariologia viva, d'accordo? Quindi un manuale di mariologia viva significa che tratta degli argomenti tipici di un trattato di mariologia. Abbiamo già visto anche la volta scorsa che la corredenzione non è allo stato attuale una verità di fede, come sono l'Immacolata Concezione e l'Assunzione. Io sono convintissimo
Prego, auspico che questo così sarà. Però allo stato attuale è una dottrina discussa che trova dei fautori favorevoli e degli avversari, delle persone che sono contrarie. Allo stato attuale è possibile tenere per entrambe le posizioni, non essendoci niente di allo stato attuale definito, che io spero che in un tempo che Dio sarà, così non sarà più. Evidentemente il padre Roschini, uno dei più grandi mariologi del secolo scorso, come vedremo si capisce benissimo, è per la posizione, come anche il sottoscritto, favorevole a concepire Maria come vera corredentrice dell'umanità. Allora, il fondamento della corredenzione. Un tale fondamento si trova nella Sacra Scrittura sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento si trova la predizione della corredentrice insieme al Redentore, mentre nel Nuovo Testamento si trova l'avveramento di una tale predizione. Ora attenzione, la corredenzione nell'Antico Testamento, la predizione della corredenzione si trova nel libro della Genesi. 3,15, nel cosiddetto proto-vangelo che tutti più o meno conoscono. Porrò inimicizia tra te, tra parentesi, serpente diabolico, e la donna, tra la discendenza tua e la discendenza di lei. Essa ti schiaccerà il capo e tu ti avventerai al suo calcagno. Nell'Evangelo come mi è stato rivelato, che è l'opera principale, come sappiamo, di Maria Valtorta, durante il terzo anno della vita pubblica, Gesù, dopo aver esaltato la donna, ingiustamente ritenuta un essere inferiore, quindi Gesù ha combattuto contro chi riteneva la donna un essere inferiore, già a billo tempore, dicevano i romani, conclude: "E vi dico che sta per cambiare la posizione della donna. E giusto sarà perché, come io per gli uomini tutti, così una donna, per le donne in special modo, otterrà grazia e redenzione." Una donna. E come vuoi che redima una donna? Ride Giuda di Cheriot. Giuda di Cheriot sarebbe Giuda Iscariota. È bellissimo leggere gli scritti perché, per esempio, studiarsi la figura di Giuda Iscariota attraverso gli scritti di Maria Valtorta, che te lo fanno vedere davanti, com'era quest'uomo. Intelligentissimo, bello, d'accordo, era un bell'uomo, era bellissimo Giuda, colto, d'accordo, benestante di famiglia e pieno di vizi, lui c'era il vizietto della lussuria e dei soldi, principalmente, nonché le manie di grandezza, perché voleva, insomma, che Gesù fosse il grande re della terra, di cui lui avrebbe dovuto essere il primo ministro, insomma, quindi tutti e tre, quindi superbia, avarizia e lussuria, tutti e tre. La cosa sconvolgente è che si vede anche in quest'uomo una figura veramente tragica, drammatica, quella di Giuda Iscariota, quei momenti in cui sembra quasi pentirsi, sembra rinascere, sembra essere sincero, sembra fare qualche passettino. D'accordo? Sembra dare qualche speranza e poi gli dura qualche giorno e poi ricomincia peggio di prima. È veramente una delle figure belle di quest'opera. E quando, se non ricordo male, Gesù al termine dell'opera spiegò alla scrittrice stessa perché tutto quel lavoro per fare 15.000 pagine di 10 volumi della vita di Gesù, una delle motivazioni era che emergesse la figura di Giuda Iscariota, che non è conosciuta evidentemente, noi sappiamo poco, anche dei tratti dei personaggi, no? Perché quella deve essere fonte di riflessione e di meditazione, perché noi abbiamo un'idea un pochino, d'accordo, evidentemente molto generica, stando ai racconti evangelici, no? Lì anche con la maestria, insomma, di questa donna, che c'era certamente un dono particolare, insomma, nella capacità di descrivere, di farti quasi essere presente nelle situazioni, si vede questa figura di Giuda. Cioè, immaginate uno che dinanzi a Gesù, al maestro, si mette a ridere,
gli ride in faccia, dice una donna. E come vuoi che redimo una donna? Cioè, capito? Si mette a rispondere così al nostro Signore Gesù Cristo, no? In verità ti dico, gli risponde Gesù, che essa sta già redimendo. Sai tu cosa è redimere? Certo che lo so, è levare dal peccato. Notare anche la risposta, no? Cioè, dinanzi a Domine Dio, questo risponde: ah, certo che lo so, mica me lo insegni tu, d'accordo? Sottointeso. Abbastanza sconvolgente sempre anche rileggere queste cose, no? Sì, prosegue Gesù, ma levare dal peccato non servirebbe molto, perché l'avversario è eterno e tornerebbe ad insidiare. Ma dal giardino terrestre una voce è venuta, la voce di Dio dicendo: io porrò inimicizia tra te e la donna, ella ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Vedete che Gesù sta dando un'interpretazione autentica del Protovangelo. Non più che un'insidia, perché la donna avrà in sé ciò che vince l'avversario. E redime perciò da quando è redenzione, redenzione in atto, sebbene ben celata, ma presto uscirà al cospetto del mondo e le donne si fortificheranno in lei. Che tu redima, oppone Giuda, sta bene, ma che una donna possa redimere, ah, io questo non lo accetto, maestro. Che ha capito? Dice: ma non ricordi Tobia il suo cantico, e qui cita Tobia 13, 10, 18, no? Rallegratevi con Gerusalemme, eccetera, eccetera, no? E ove si esorta Gerusalemme a pregare Dio perché riedifichi in essa il suo tabernacolo. Posso anche prendere questo brano, vediamo un attimo se riesco ad aprire l'applicazione della Bibbia, così lo vediamo un attimo insieme. Allora, meglio vederlo perché così ci rendiamo conto. Perché qui Gesù, capite, se come personalmente auspico avverrà che ci sarà un giorno, come dire, qualche definizione al riguardo della corredentrice, un giorno che secondo me è lontano, ma presto o tardi dovrà arrivare, e come è stato già fatto per l'Immacolata Concezione e per l'Assunzione, è chiaro che nella Bibbia che la Madonna è corredentrice non ci sta scritto. D'accordo, così come non ci sta scritto esplicitamente né che è immacolata né che è assunta. È chiaro quello che ci sta scritto, per esempio, è il passo del Protovangelo, che va interpretato però. Quello che ci sta scritto è questo cantico di Tobia: Gerusalemme, città santa, ti ha castigata per le opere dei tuoi figli, avrà ancora pietà per i figli dei giusti. Poi continua. Come luce splendida brillerai fino ai confini della terra, nazioni numerose verranno a te da lontano, gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome. Generazione e generazione esprimeranno in te l'esultanza, beati coloro che ti amano, maledetti coloro che ti malediranno, maledetti saranno quanti ti distruggono, beati coloro che avranno pianto per le tue sventure, pensate. Chi piange sui dolori della Madonna. E qui Gesù ne dà l'interpretazione autentica, dice sì. Allora gli dice: non ti ricordi Tobia il suo cantico? Risponde Giuda, che come tutti i pii ebrei conosceva bene la Bibbia, a differenza purtroppo di noi, no? Dice: sì, ma di Gerusalemme parla. E qui vedete Gesù fa subito un'interpretazione allegorica, d'accordo? Cioè, Gerusalemme sì, cioè. Come dire, pagine bibliche, specialmente quelle, diciamo così, a sfondo mariologico, c'è sempre l'allegoria. Se uno prende le messe in onore della Madonna e va a vedere le letture dell'Antico Testamento, ci sono tutti quei passi della Bibbia che fin dai tempi patristici sono stati applicati alla Madonna. D'accordo? Patristici dell'Antico o del Nuovo Testamento. Io oggi pomeriggio ho celebrato una delle messe in onore della Madonna che si fa nel tempo di Pasqua, che è Santa Maria della Risurrezione, e Santa Maria della Risurrezione afferma, come dire,
esplicitamente c'è la prima lettura del libro dell'Apocalisse che parla di nuovo della città santa, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, pronta come una sposa, torna per lo sposo, e il salmo responsoriale vicino che, come dire, sigilla questa interpretazione mariologica della città santa. Ma è chiaro che la città santa che scende dal cielo è anzitutto la Chiesa, d'accordo? È la Chiesa degli eletti, è la Chiesa che vedremo nel suo splendore quando il mondo sarà finito e quando tutti gli eletti saranno in essa radunati, separati, reprobi, d'accordo? Finite le lacrime, finita la presenza ammorbante del diavolo che combina guai, d'accordo? Ma è certo che è la Chiesa, ma non è solo la Chiesa, perché Maria lo è già la città santa, lo è già stato, d'accordo? E quello che la Chiesa sarà alla fine, la Madonna lo è stato sempre, fin dall'inizio, perché è l'Immacolata. Quindi c'è questo orizzonte interpretativo più ampio. Da dove vengono queste cose? Dai dati della tradizione, dai dati degli scrittori ecclesiastici, dei teologi, d'accordo? È chiaro che poi quando si procede, come fu ai tempi dell'Immacolata Concezione, della Assunzione, ad una definizione dogmatica, diciamo, la rassegna di questi brani viene ordinata e vengono spiegate dottrinalmente, con le fonti relative, i passaggi, diciamo così, di contatto biblico tra certi passi e la loro interpretazione mariologica. È Gesù che qui lo fa, secondo gli scritti di Maria Valtorta, no? Allora, Giuda obietta, Tobia parla di Gerusalemme. E Gesù risponde, ma ha forse più Gerusalemme un tabernacolo in cui sia Dio? Ma può Dio presenziare dalla sua gloria i peccati che si consumano dentro le mura del Tempio? Un altro tabernacolo era necessario, e che santo fosse, e fosse stella che conduce all'Altissimo gli erranti. E questo sia nella corredentrice che nei secoli dei secoli gioirà di essere la madre dei redenti. Tu brillerai di luce splendida, e qui cita, l'abbiamo appena letto, il cantico di Tobia. Tutti i popoli della terra si prostreranno a te, le nazioni verranno a te da lontano portando doni e adoreranno in te il Signore. Adorare il Signore in Maria, una delle cose più belle, più sante, più soavi che ci possano essere. Invocheranno il tuo gran nome. Quelli che non ti ascolteranno saranno maledetti. E benedetti quelli che si stringeranno a te. Sarai felice nei tuoi figli perché essi saranno i benedetti riuniti presso il Signore. Il vero cantico della corredentrice. Guarda che qui dà proprio una lettura nettissima mariologica, no? E già si canta in cielo dagli angeli che vedono. La Gerusalemme nuova e celeste ha inizio in lei. Spettacolo. Oh sì, ciò è verità. E il mondo la ignora. E la ignorano gli oscurati rabbi di Israele. Gesù si immerge nei suoi pensieri. Ma di chi parla? Chiede l'Iscariota a Filippo che avvicina. Prima che questo risponde, Elisa, che sta mettendo sulla tavola del formaggio e delle olive nere, dice piuttosto duramente, di sua madre parla, non lo comprendi? Scusate la mimica che sto cercando di interpretare la risposta dura di questa donna che si stava irritando con Giuda Iscariota. Ah, ma non ho mai saputo che essa sia nominata dai profeti come martire. Si parla del solo Redentore, vedete, Giuda sembra proprio, come dire, l'antesignano, ecco, di molti interpreti dalla mente ristretta, ecco, che sulla base del principio di origine luterano della sola scrittura malamente interpretata, tra l'altro, cominciano a fare le obiezioni. Cioè, ma nella scrittura si parla solo del Redentore. E tu credi, replica Elisa, che ci sia solo la tortura della carne? Perché evidentemente qui Giuda stava facendo riferimento ai passi del profeta Esaio, ai canti del servo, in particolare il quarto, quello che si legge il Venerdì Santo,
o quell'altro Isaia, chi è costui che viene da Edom, tutto rosso, che si è slavato nel sangue, insomma, che ha più, cioè, dai, che ha capito, quindi quelli che fanno riferimento al martirio cruento, ed effettivamente fanno riferimento al martirio cruento del Redentore, del servo di Yahweh. E questa donna, vedete, la fede dei piccoli, degli outsider, capito, di una povera donna, non certamente membro del collegio apostolico, ecco, ma che dinanzi a questo apostolo un po' superbetto non riesce a starsi zitta, gli risponde, gli dice: scusi, 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 tu credi che ci sia solo la tortura della carne? E non sai che è nulla cosa questa per una madre rispetto a quella di veder morire un figlio? La tua mente, non parlo del tuo cuore, non so che palpito abbia. Ci va giù pesante, insomma, che stai dicendo, eh? La tua mente, della quale ti vanti, non ti dice che 10 e 10 volte una madre si sottometterebbe alla tortura e alla morte pur di non sentire un gemito del figlio? Uomo, tu sei uomo e conosci il sapere. Ripeto che Giuda era coltissimo, tra le altre cose. Bellissimo, benestante e intelligentissimo pure. Tutte cose che non sono di per sé doni di Dio, ma sono tutti doni pericolosi se non se ne fa buon uso. Perché Lucifero era il più bello di tutti, era il più intelligente di tutti, era pure il più grande di tutti, perché era secondo soltanto a Dio e sappiamo che fine ha fatto. Quindi non è questo che fa grande un uomo. Ciò che fa grande un uomo è l'umiltà. Non essere attrezzato di queste cose, ma anzi, queste cose, siccome possono contribuire a gonfiarti un po', perché tu ti senti che sai tante cose, ti senti che c'hai soldi, ti senti che sei intelligente, ti senti che sei bello pure, insomma, c'è una bella resta, tutte tante cose che provocano, che stimolano, come dire, il narcisismo, d'accordo, e l'amore per la propria eccellenza, che è, come dire, la caratteristica essenziale della superbia, da cui dobbiamo stare alla larga come dalla peste bubbonica. Se c'è una preghiera che dobbiamo fare sempre al Signore è che ci renda sempre umili. Su quello non, più umiltà c'è, meglio c'è. E se non ce l'abbiamo, dobbiamo in ginocchio, giorno e notte, invocarla veramente con tutto il cuore dal Signore. Dice: uomo, tu sei uomo e conosci il sapere, conclude questa Elisa. Io non so che essere donna e madre. Ma ti dico che tu sei più ignorante di me, perché non conosci neppure il cuore di tua madre. Allora Giuda: oh, tu mi offendi! Esclama Giuda. No, sono vecchia e ti consiglio: fa sagace il tuo cuore e eviterai pianto e castigo. Fa ciò, se lo puoi. Gli apostoli, specie Giuda d'Alfeo, Giacomo di Zebedeo, Bartolomeo, lo Zelote, si sbirciano sotto sotto e chinano il capo per celare il sorrisetto che spunta loro sulle labbra per la franca parola di Elisa all'apostolo che si crede perfetto. Gesù, sempre assorto, non sente nulla. Quindi, tra Giuda d'Alfeo, detto anche Giuda Taddeo, che era il cugino di Gesù, questa è un'altra parentesi, diciamo, valtortiana, autore della lettera del Nuovo Testamento, sapete che c'è una lettera di San Giuda apostolo, no? È il famoso San Giuda Taddeo, molto venerato da larga parte del popolo di Dio, cugino di Gesù, era il figlio di Alfeo, il figlio del fratello di San Giuseppe. Tra i due Giuda non c'era proprio affatto buon sangue. Anche Giuda d'Alfeo, grazie a Dio, pare che fosse un bellissimo uomo, un bellissimo ragazzo, quindi se qualcuno è bello, non è che ha detto che forse si debba essere belli e dannati, insomma. Quindi, ecco. Vabbè, perdonate questa facezia, insomma, questa digressione che stempera un po' il clima, no? Quindi, qui Gesù ha dato un'interpretazione autentica del Protovangelo e del Cantico di Tobia, come dire, indizi veterotestamentari della corredenzione. In più luoghi degli scritti valtortiani viene conclusa questa prima parte dedicata all'Antico Testamento. Maria Santissima viene ripetutamente chiamata la vincitrice di Satana, con evidente allusione alla profezia del Protovangelo. Passiamo alla corredenzione nel Nuovo Testamento.
La redenzione sulla profezia, della profezia sulla corre, la realizzazione, scusate, della profezia sulla corredenzione ha avuto il suo pieno adempimento nell'Annunciazione. Non appena Maria ebbe pronunziato il suo fiat con il quale diede liberamente al mondo il Redentore in quanto tale. Quando è che la Madonna ha cominciato ad essere corredentrice? Chi tiene per la posizione della corredenzione o chi è favorevole immagina, e non è sbagliato questo qui, di vedere la Madonna come corredentrice ai piedi della croce, quindi quando sta soffrendo infinitamente e unendo il suo sacrificio di vedere il figlio morto morirsi davanti agli occhi in quel modo a quello di Gesù e facendo sue le sofferenze di Gesù. Questo è stato quello che ha sofferto la Madonna. Vero, ma magari fosse stato così poco. Come Gesù non ha redento il mondo solo sulla croce, ma la crocifissione, la passione alla croce è stato il culmine di tutta una vita di dolori infiniti offerti per la nostra, offerti e sofferti per la nostra redenzione, senza neanche un'intermissione di un istante. Così la Madonna non ha cominciato a corredimere sul Golgota, ma da quando ha detto Ecce ancilla Domini, fiat mihi, secundum verbum tuum, da subito. E qui troviamo la descrizione proprio del racconto dell'Annunciazione, per andare ad approfondire questo particolare. Maria si trova nella sua umile casetta di Nazareth e prega: Signore Dio Altissimo, non tardare oltre a mandare il tuo servo per portare la pace sulla terra. Suscita il tempo propizio e la Vergine pura e feconda per l'avvento del tuo Cristo. Padre, Padre Santo, concedi alla tua serva di offrire la sua vita a questo scopo. Cioè, la Madonna, come si capisce qui, tutto si immaginava meno di essere lei l'eletta, e aveva offerto la sua vita, oltre che le sue preghiere continue, perché presto venisse questo atteso e benedetto Messia. Ecco il senso di queste parole che pronuncia all'inizio di questa preghiera, no? Concedimi di morire dopo aver visto la tua luce e la tua giustizia sulla terra e di aver conosciuto che la redenzione è compiuta. O Padre Santo, manda alla terra il sospiro dei profeti, manda alla tua serva il Redentore, che nell'ora in cui cessi il mio giorno si apra per me la tua dimora. Perché le tue porte sono state già aperte dal tuo Cristo per tutti coloro che hanno sperato in te. Guardate anche la fede di Maria, qui si vede proprio, come dire, la fede stupendissima, bellissima del popolo di Israele, proprio concentrata e portata alla purezza, all'ennesima potenza in questa creatura. Che nell'ora in cui cessi il mio giorno si apra per me la tua dimora, perché le sue porte sono state già aperte dal tuo Cristo per tutti coloro che hanno sperato in te. Vieni, vieni, o Spirito del Signore, vieni ai tuoi fedeli che ti attendono, vieni, Principe della Pace. Maria resta assorta così. La tenda palpita forte come se qualcuno dietro ad essa ventilasse con qualcosa o la scuotesse per scostarla. E una luce bianca di perla fusa ad argento puro fa più chiare le pareti lievemente gialline, la casa di Loreto. Più vivi i colori delle stoffe, più spirituale il volto sollevato di Maria. Nella luce, senza che la tenda sia scostata sul mistero che si compie, anzi non palpita più, pende ben rigida contro gli stipiti, come fosse parete che isola l'interno dall'esterno, si prosterna l'arcangelo. È un aspetto trasumanato. Ave Maria, piena di grazia, ave. La voce è un dolce arpeggio come di perle gettate sul metallo prezioso. Maria trasala e abbassa lo sguardo, e più trasale quando vede la fulgida creatura inginocchiata ad 1 metro circa di distanza da lei e che con le mani incrociate sul petto la guarda con una venerazione infinita. Quindi vede tutta quanta la santa fantasia, ecco, di tanti pittori cristiani cattolici, che hanno dipinto l'Annunciazione con la scena di quest'angelo inginocchiato davanti alla Madonna, ha un fondamento in re, perché l'angelo stava inginocchiato davanti alla Madonna. Capite che significa? Cioè, noi ci inginocchiamo sempre dinanzi a chi è più grande di noi e non dinanzi a chi è più piccolo di noi. L'angelo come natura è infinitamente superiore a quella umana. Lui si inginocchia davanti all'angelo perché sa che quella creatura non è semplicemente una creatura umana, ma
quella creatura è l'eletta per essere la madre di Dio, che per questa dignità andrà assolutamente al di sopra di tutto ciò che è creato per essere seconda a Dio solo. Per questa dignità e non solo per questa. D'accordo? Ecco. L'angelo la tranquillizza, la rassicura, le annuncia che ella sarà madre del figlio dell'Altissimo che dovrà essere chiamato Gesù, il regno del quale non avrà fine. Assicurata ulteriormente della sua verginità, poiché concepirà per opera dello Spirito Santo, e confortata dall'esempio della sua parente Elisabetta, l'angelo, in attesa del suo libero consenso, le dice: libero consenso, attenzione, il mondo, il cielo e l'eterno attendono la tua parola. Questo glielo disse già l'angelo e sembra di sentire l'eco, bellissimo, di una omelia meravigliosa di San Bernardo da Chiaravalle, uno dei più grandi devoti della Madonna di tutti i tempi, insomma, non per niente è il primo caso della storia della Chiesa dove si attesta il fenomeno mistico della Lactatio Mariae. La Madonna gli ha fatto bere il latte del suo seno a San Bernardo. Non è stato l'unico, ma è stato il primo. E c'è quella bellissima omelia sull'Annunciazione che dice: guarda, tutto l'universo sta prostrato, pende dalle tue labbra, siamo tutti ai tuoi piedi, se tu dici fiat siamo salvi, se tu dovessi non dare il consenso siamo tutti morti. E allora Bernardo immagina: stai, forza, dai, dilla questa parola, siamo tutti qui, ci stanno i patriarchi, c'è Abramo, c'è San Giovanni, no, San Giovanni Battista, insomma, stanno tutti quanti i profeti dell'Antico Testamento, tutti quanti i giusti, tutti quelli che hanno atteso, siamo tutti qui, di qualcosa. E Maria, incrociando a sua volta le mani sul petto, quindi vedete questa, incrociare le mani sul petto per chi vede la diretta, no? Mi alzo un po', ecco, mettere le mani così, un gesto bellissimo, e curvandosi con un profondo inchino, dice: ecco l'ancella di Dio, si faccia di me secondo la sua parola. E l'angelo scompare. Con l'incarnazione del Verbo nel seno purissimo di Maria ha inizio la redenzione del genere umano. Conseguentemente la Vergine, dice Gesù nei quaderni del 1943, col suo sacrificio ha iniziato la redenzione. L'ha iniziato dandoci il suo figlio, il Salvatore, con dolorosa gioia per la vostra salvezza. Quel momento fu un momento di gaudio ineffabile per Maria, ma fu anche il momento in cui la spada di cui parla Simeone, contestualmente insieme alla gioia, trapassò il suo cuore. Lì è lì che è diventata già subito corredentrice, è lì che è diventata mia e tua madre. Che la Madonna è mia e tua madre nell'ordine della grazia. Ed è mia e tua madre nell'ordine della grazia, perché quella grazia che è frutto della redenzione dipende dal sangue di Gesù, ma dipende anche dalle sue lacrime. E dipende dai dolori che ella ha offerto per la redenzione fin dal primo istante, accettando di diventare madre, quindi di dare la natura umana. Cioè, capite, noi non ci dobbiamo rendere conto, cioè la Madonna sapeva che stava dando a Dio la possibilità di soffrire e morire. Cioè, e quello era suo figlio, capite? Cioè, a questa cosa bisogna pensarci, cioè è una tragedia se uno ci pensa, no? Sì, è una cosa bellissima perché, ma quel figlio deve venire a soffrire, a morire per la nostra redenzione. E da quel sì, cioè, capite? È terribile. La scena di Nazareth è contrapposta con parallelismo antitetico alla scena dell'Eden. Ricordiamo sempre un fondamento pacifico, fin dai tempi della patristica, del parallelismo appunto antitetico, Adamo ed Eva Maria. I due che fanno l'uno il contrario dell'altro. Il no detto da Eva a Dio, dietro istigazione dell'angelo delle tenebre, è stato annullato dal sì di Maria, nuova Eva, dietro l'annunzio dell'angelo della luce. Anche qui un sacco di omelie, mi pare che una è San Giovanni Crisostomo, fantastica, d'accordo? È una delle letture, se non ricordo male, no, ricordo bene, che si trovano nel comune della Beata Vergine Maria, nella liturgia delle ore, in particolare nella memoria di Santa Maria in sabato, che dice: lì c'era un albero e qui c'è un albero.
Lì c'era un angelo e qui c'è un angelo. Lì c'era una donna e qui c'era una donna. Lì c'era un annunzio e qui c'era un annunzio. Contrari. Quella che è creduta all'angelo delle tenebre e la Madonna è creduta all'angelo della luce. Quella ha concepito il peccato e la morte e questa ha concepito la vita eterna per noi. Allora, quindi questo è un altro tema, dico anche questa cosa, Giovanni Crisostomo è un altro, insomma, autorità indiscussa, insomma, nell'ambito della dottrina cattolica e della patristica in particolare. Tra i padri dell'Oriente è stato uno dei più grossi. Crisostomo, l'ho già detto altre volte, non era il cognome, era il soprannome. Chrysos stoma in greco significa bocca d'oro, cioè, d'accordo? Così sono nominato non soltanto per l'eloquenza, perché non è tanto importante quando uno predica l'eloquenza. Certo, se uno è eloquente, meglio, ma è importante quello che dice, d'accordo? Non è importante che lo dica in termini aulici o fluenti, questo tanto meglio, no? Ecco, ma la cosa importante è dirlo in termini chiari, più che aulici e fluenti e possibilmente universalmente comprensibili. Ecco, perché nell'annuncio del Vangelo non bisogna essere grandi retori, ma bisogna essere appunto chiari possibilmente, ecco. Limpidi, ecco, perché è la cosa più importante appunto quando si predica il Vangelo. Dice Maria, e qui è lei che fa il commento, sì, ho detto, sì e basta. Quel sì ha annullato il no di Eva al comando di Dio. Sì, Signore, come tu vuoi, conoscerò quello che tu vuoi, vivrò come tu vuoi. Adesso torniamo su queste parole, eh. Qui dobbiamo tutte quante farci imitatori di Maria, eh. Soffrirò per quel che tu vuoi. Sì, sempre sì, mio Signore. Dal momento in cui il tuo raggio mi fece madre, la colpa è vinta, è levata, è distrutta. Essa giace sotto al mio tallone. Allusione alle parole del Protovangelo, essa ti schiaccerà il capo. Essa è lavata nel mio pianto, distrutta dalla mia ubbidienza. Dal mio seno nascerà l'albero nuovo che porterà il frutto che conoscerà tutto il male per averlo patito in sé e darà tutto il bene. Allora, imitatori di Maria, non possiamo certamente come lei paragonare i nostri sì a quello che ha annullato il no di Eva, di questo la ringraziamo, perché è stata una grandissima. Però i sì conseguenti dovremmo meditarci tutti quanti, perché la Madonna è un esempio di come si vive la fede e la vita cristiana, d'accordo? È nostra sorella, diciamo così, maggiore e madre anche nella fede, ed esempio, e modello, ecco, exemplar, diceva Sant'Ambrogio. Quindi exemplar significa modello, esemplare. Allora, anche noi, sì Signore, come tu vuoi, la nostra legge, come tu vuoi, conoscerò quello che tu vuoi. Allora, anche nel nostro desiderio di conoscere, io lo vedo, perdonatemi la mia parola, ogni tanto ci devo mettere sempre in mezzo la mia vita pastorale di parroco e di parroco reale, e anche insomma di persona contattata da molte parti, insomma, attraverso i mezzi, le mail, eccetera, no? Vedo tante volte tante domande che fanno, che si fanno le persone che ti rivolgono, sono domande di curiosità. D'accordo? Dio non soddisfa le nostre curiosità e non vuole neanche che le esprimiamo. Cioè, quello che lui ci fa conoscere, piano piano, è quello che è necessario. Nella rivelazione ha dato quello che è necessario. Quello che non è necessario conoscere, non te ne devi preoccupare. Stai a quello che Dio ti fa, piano piano, comprendere e capire.
senza andare a cercare, indagare, speculare, eccetera, eccetera. Non sono atteggiamenti buoni. Vi assicuro che delle volte mi arrivano delle domande, veramente. D'accordo? Che poi mi metto in difficoltà, perché evidentemente nella risposta io devo cercare di far comprendere che non si fanno certe domande, cercando di mortificare la persona il meno possibile, d'accordo? Conoscerò quello che tu vuoi. Vivrò come tu vuoi. E soffrirò per quel che tu vuoi. E la degna conclusione è sì, sempre sì, mio Signore. Noi siamo pronti a dire sempre sì al Signore. Sempre, d'accordo? Qualunque cosa ci chieda. Qualunque cosa ti metta davanti. Qualunque cosa. Cioè, noi ameremo veramente il Signore, non soltanto viveremo perfettamente nella divina volontà, ma c'è anche questo, quando davanti a Lui, nel segreto del nostro cuore, gli sapremo dire, sì, da parte mia c'è il sì. Pensando anche alle cose che ci abbiamo più paura, no? Cioè, io nella vita vorrei vivere tutto meno che questo. E se Dio ti chiedesse questo, che facciamo? È sì o è no? Poi può essere che non te lo chiede, ma se te lo chiedesse, è sì o è no? Ecco il grande esempio di Maria. La Madonna non ha mai deluso Dio, dice Gesù in un passo dell'opera, l'abbiamo già sentito. Mai? Non ha mai detto no? Mai? A niente. Quindi questo possiamo contemplarlo, meditarlo e soprattutto imitarlo. Io proseguo ancora, dice Maria, siamo sempre nell'Evangelo ma in tutt'altro capitolo, mi sono data a Dio senza misura, anche questo è da imitare, pur comprendendo subito quanto dolore mi sarebbe venuto da ciò. Attento, comprendendo subito, cioè già quando l'angelo parlava. I profeti erano presenti alla mia mente, perché la Madonna, pur essendo una donna, ma come tutte le pie ebree e come tutti i pie ebrei, che mi si permetta di dire anche se qualcuno storce il naso e non mi interessa, tuttora oggi ci danno lezioni, perché loro la Bibbia la conoscono bene, d'accordo? E fin da quando sono piccoli, non sono come tanti, ahimè, cattolici che formazione zero assoluto. In famiglia zero assoluto, a catechismo zero assoluto, e appena arriva un testimone di Geova, se gli apri la porta sei morto, perché quello ti distrugge, d'accordo? Non c'è nessun caso, cioè io non lo so quale cattolico possa mettersi a competere con i testimoni di Geova, ma non perché loro sono iperattrezzati, purtroppo, nell'errore in cui molti di loro stanno in buona fede, ovviamente. Ma cioè, noi non siamo così, la Madonna la Bibbia la conosceva bene, benissimo. E quindi i profeti erano presenti alla mia mente e la luce divina mi rendeva chiarissime le loro parole. Quindi dal mio primo fiat all'angelo, seppi di consacrarmi al più grande dolore che madre potesse patire. Non dobbiamo immaginare l'incarnazione soltanto, per carità, come un momento bellissimo, prosaico e poetico, anzi, più che prosaico e meraviglioso. È stato anche questo, perché nelle cose divine c'è un intreccio indissolubile tra sommo dolore e sommo gaudio. È il primo mistero gaudioso, l'annunciazione, sì, ma dietro quel gaudio c'è questo immenso dolore. Allora, io ho dovuto, dice la Vergine Maria di Cleofe, la cognata, che infatti il Vangelo di San Giovanni chiama la sorella, stava nei piedi della croce Maria di Magdala, cioè la madre di Gesù, Maria, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Le tre Marie, no? Sono la Madonna, Maria di Magdala e
Maria di Cleofe, chiamata da San Giovanni la sorella di sua madre. Non era la sorella, ma era la cognata. Qui c'è stata sempre la moda ebraica, diciamo, che con fratello e sorello ci facevano rientrare cugini, nipoti, zii, cognati e compagnia cantante, no? Ecco. Io ho dovuto accettare il dono Gesù come figlio di mia spontanea volontà. Ecco l'altra cosa meravigliosa. L'angelo ha chiesto il consenso. Nelle cose con Dio non si fa nulla senza spontanea volontà. Dio le cose per forza non le vuole e non le chiede. Gli schiavi forzati Dio li lascia al diavolo. È il diavolo che ha gli schiavi forzati. Nella famiglia di Dio ci sono i figli liberi, quelli che liberamente ci entrano e liberamente ogni giorno continuano a scegliere di rimanerci, liberamente sceglieranno di restarci fino alla fine. Questo è quello che fa nostro Signore. È quello che ha fatto con la Madonna stessa. Io ho dovuto, dice la Vergine Maria di Cleofe, accettare Gesù come figlio, quindi il dono, di mia spontanea volontà e con tutte le conseguenze che sopportava, perché ogni dono divino è una grande beatitudine, e anche questo ricordiamocelo, ma anche un grande impegno. E Dio non violenta nessun uomo perché accetti i doni suoi. Vedete quello che ho appena detto? Tutto spontaneo e libero, ma interroga la creatura. E se la creatura alla voce spirituale che le parla dice no, scilicet 95% delle persone, chiusa la parentesi, Dio non la forza. Capito? Io ho detto in tante catechesi, lo ripeto, d'accordo, che se c'è una cosa che Dio non farà mai, non farà mai, è forzare la libera volontà di un suo figlio o di una sua figlia. Potrebbe farlo? Certo che potrebbe farlo. Ma ricordate sempre, e ricordiamolo, dica anche a me, che Dio non vuole tutto ciò che può. Non è importante ciò che Dio può, perché Dio è onnipotente, ma è importante ciò che Dio vuole. Perché Dio può tutto ciò che vuole, questo significa, ma non vuole tutto ciò che può. Quindi, che significa? Potrebbe forzare la volontà di una creatura? E come no? Un gioco da ragazzi per Dio, ma non lo farà mai. Perché non vuole. Può guarire uno storpio? Istantaneamente. Lo fa? Quando gli viene opportuno? Sì, l'ha fatto Gesù nel Vangelo tante volte. D'accordo? Allora, ci si potrebbe chiedere. Conobbe la Vergine fin dall'Annunciazione la sorte dolorosissima, ultimo paragrafo che leggiamo, del suo divin figlio alla quale veniva inesorabilmente associata le vicende della medesima. La risposta positiva a questa domanda non può essere dubbia. Scrive molto a proposito la Valtorta. Maria dice: quando l'angelo mi disse che rimanendo la Vergine avrei concepito un figlio, che per il suo concepimento divino figlio di Dio sarebbe stato detto, e tale è realmente, quando questo mi fu detto, non ho stentato a ricordare le parole di Isaia: ecco la Vergine partorirà un figlio che sarà detto l'Emanuele. Se non ricordo male, Isaia 8:12. Però tutto Isaia, e là dove parla del precursore, Isaia 40, vado sempre a memoria: consolate il mio popolo e parlate al cuore di Gerusalemme che è finita la sua schiavitù. Una voce nel deserto grida. Questo è Isaia, compiuto in San Giovanni Battista. 40. E laddove parla dell'uomo dei dolori rosso, rosso di sangue, irriconoscibile, un lebbroso per i nostri peccati. Chi è costui che viene da Edom, che avanza tinto di rosso? E disprezzato e retto dagli uomini, uomo dei dolori che conosce patire, come uno dinanzi al quale ci si copre la faccia, irriconoscibile, no?
era disprezzato, stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Isaia 54, 53, 54, il quarto canto del servo del Signore. La spada è in cuore da allora, dice Maria, da allora, cioè da quando? Dall'Annunciazione. Ecco perché il cuore immacolato di Maria viene raffigurato, e anche nel retro della medaglia miracolosa, che è il logo mariano di composizione di Maria Santissima, a cui bisogna essere devotissimi, se l'ha inventato lei quel simbolo, ci sono la croce sopra la I, intrecciata con la Madonna, intorno alle 12 stelle, sotto i due cuori, il cuore di Maria trafitto dalla spada. La spada non si è messa dentro il cuore della Madonna sotto la croce, eh? No, no, la spada è stata infissa dentro quel cuore. Fiat mihi secundum verbum tuum, zac, immediatamente. La spada è in cuore da allora e tutto ha servito a conficcarla di più. E il cantico degli angeli, le parole di Simeone, la venuta del Re d'Oriente, tutto, tutto. Prima di essere madre sono figlia e serva di Dio, l'abbiamo già letto questo passo nelle puntate precedenti. E la mia calma dove la trovo? Perché, vi ricordate, le fu obiettato, dice, tu sai tutte queste cose, come fai a stare così tranquilla? Sai che tuo figlio dovrà fare sta fine qua? Come fai a campare? E la Madonna, la mia calma dove la trovo? Nel fare la volontà di Dio. La mia serenità da che mi viene? Dal fare questa volontà. All'imperatrice del regno della divina volontà. Se dovessi fare la volontà di un uomo, potrei essere turbata. Perché un uomo, anche il più saggio, può sempre imporre volontà errate. Ma quella di Dio? I profeti erano presenti alla mia mente, dirà ancora Maria. E la luce divina mi rendeva chiarissime le loro parole. Quindi, dal mio primo fiat all'angelo, seppi di consacrarmi al più grande dolore che madre potesse patire. Noi ci fermiamo qui, ma detto in parole povere, la testimonianza neotestamentaria della corredenzione qual è? L'Annunciazione. L'Annunciazione. L'Annunciazione evidentemente letta dentro questo contesto, nella consapevolezza profonda che la Madonna aveva del gesto che stava compiendo, di quello che sarebbe successo, di chi sarebbe stato il Redentore, di cosa avrebbe fatto il Messia e di come questo l'avrebbe coinvolta e come l'avrebbe coinvolta. Bene, ci fermiamo qui, non abbiamo ancora finito questa sezione, ma la terminiamo dal momento che c'è un altro passaggio molto delicato e molto importante, anche abbastanza corposo, diventerebbe poi troppo pesante la conversazione di oggi, quindi ci aggiorniamo alla prossima settimana dove, se Dio vuole, finiremo questo tema e forse introdurremo anche la sezione F, dove si parlerà del motore supremo della redenzione, cioè l'amore di Cristo e di Maria per noi. Intanto una santa serata, un santo fine settimana a tutti. Alla prossima, Ave Maria.